ma per fortuna che c'è Dinardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma è più simpatico che ci sia. Eccolo, Emiliano Dinardo è con noi, ma intanto ti do il buongiorno e il benvenuto. Buongiorno. Buongiorno a te Marcello, ma buongiorno con te parleremo dopo, perché oggi diamo precedenza alla Lazio, perché abbiamo un referente illustre che ci parla della Lazio, nella persona di Stefano Orsini, capo dei servizi sportivi del TG3. Stefano, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Dunque, questo Petkovic sembra aver conquistato l'ambiente, i giocatori e insomma anche la stampa. Ne sei convinto anche tu, caro Stefano? L'impressione diretta che ho avuto parlandoci e vedendolo all'opera è estremamente positiva, però prendiamo un po' gli entusiasmi, nel senso che fino a questo momento i confronti della Lazio sono stati con squadre di dilettanti e siamo in un momento in cui si sta preparando la stagione. Devo dire che i metodi sono metodi molto positivi, sicuramente diversi rispetto a quelli che nell'ambiente biancoceleste, anche nel calcio italiano, per lunghi tratti si era visto in questi anni. Ha sì. portato anche delle idee provenienti da altri sport e comunque si vede che è una persona che ha studiato nel dettaglio quello che sarà il suo compito del campionato italiano che non conosce. Ti dà la sensazione di ricordare Delio Rossi anche a te, però si legge anche con una mentalità più offensiva, è condivisibile questa tesi? Ma sai, fare dei paragoni è come sì, paragonare certo. un calciatore ad un altro, no? Diventa sempre molto difficile sì. perché comunque qualcuno ognuno ha la sua capacità, le sue caratteristiche, però in un certo senso nel modo di mettere le squadre in campo qualcosa di analogo c'è. È evidente che la difesa a 4 è un elemento in questo momento imprescindibile, il fatto di poter utilizzare dei centrocampisti che hanno delle propensioni offensive anche in ruoli diversi, però Delio Rossi non lo aveva. Certo. Senti Stefano, adesso andiamo ai singoli, dunque Zárate si è mosso molto bene, tu mi dirai sì, però al cospetto di avversari impalpabili, però insomma io ho visto spezzoni di partite amichevoli della Lazio e l'ho visto veramente in una condizione strepitosa, però credo che sia ancora in pending la decisione di trattenerlo o meno. Cosa risulta a te? Ma risulta che resterà la Lazio per varie ragioni. Uno, perché sta cercando di non di valorizzare il capitale che è stato investito negli acquisti di Lotito, 23 milioni di euro credo neanche in sei stagioni di mercato sono stati spesi, quindi c'è un ragionamento da questo punto di vista e soprattutto una volontà da parte del giocatore stesso, che ha chiesto di rimanere per dimostrare quello che lui ritiene sia veramente il suo valore, cioè quello che ha fatto vedere in particolare nella prima stagione in biancoceleste. E comunque c'è da tenere presente che l'esperienza all'Inter non è stata un'esperienza positiva dal punto di vista del profitto, quindi è anche la volontà del giocatore stesso oltre che della società. Sebbene ciò, l'ho visto rivolgersi durante un'amichevole con fare infastidito a come si chiama il centravanti, quel ragazzo l'altro Kozak, l'ho visto rivolgersi infastidito per un passaggio che non aveva raccolto, eccetera eccetera. Ecco, mi dà lo spunto per chiederti: sono migliorati i rapporti con i compagni? Sì, sono migliorati, avevamo fatto questo discorso ad ampio spettro anche nell'ultima chiacchierata che avevamo fatto insieme. Diciamo che io credo che tutti, questo è un discorso generale, tutti i calciatori sono costretti dal lavoro che scelgono di fare a crescere molto in fretta e questo li porta ad avere un fisico eccezionale, delle acclamazioni se sono bravi, e poi però purtroppo magari la testa può rimanere un pochino indietro, soprattutto quando si arriva a soldi facili e a grande successo. Ecco, lui ha dimostrato negli anni di essere un eterno bambino, ora questa cosa sembrerebbe cambiata per varie ragioni: uno, per le esperienze che ha fatto, e due, soprattutto perché è diventato papà e si è sposato. Sono cose che poi nella vita di tutti i giorni secondo me contano e contano molto. Assolutamente. Hernanes a mercato, tu pensi che a fronte di una irrinunciabile offerta Lotito possa cederlo? Ma nel calcio secondo me alla fine si dimostra che tutti sono cedibili, però ti faccio riferimento al Barcellona, di cui ho letto un interesse nei confronti del brasiliano. Non lo so, intanto bisogna vedere queste cose, come sai il calciomercato può rivelare sempre delle sorprese. Certo. Partendo dal presupposto che nessuno è incedibile, per esperienza quello che si è visto con questa gestione della Lazio
una cessione è sempre qualcosa di difficilissimo, perché non si raggiunge mai quello che potrebbe essere il prezzo che ha in testa il presidente Lotito. Nel ringraziarti ti chiedo dunque, è una sintesi positiva quella dei primi giorni di lavoro della Lazio, che era stata caratterizzata da un certo scetticismo nei confronti di Pektovic, questo era palpabile, si respirava. Mi sembra che oggi si stia concretizzando una fiducia anche nell'ambito della tifoseria, vero? No, allora ti smentisco dal punto di vista di quello che ho potuto vedere, nel senso che comunque le contestazioni poi sono sempre dietro l'angolo nei confronti del presidente, nei confronti della squadra c'è grande entusiasmo, si è registrato comunque una volontà di sostenerla, anche perché quella che si sta allenando è una nuova Lazio, ma in realtà è una vecchia Lazio, perché al di là di Ederson, che tra l'altro si è anche infortunato ed è una bellissima sorpresa, poi non ci sono stati grossi colpi di mercato, se non dei, anzi assolutamente nessuno, se non dei rientri da dei prestiti che erano stati portati avanti nella passata stagione. Quindi la vera novità è Petkovic, l'entusiasmo lo porta lui, la voglia di stringersi intorno a questa squadra che poi ha un'ossatura diciamo discreta, però a questo punto tutti credo si aspettano almeno un paio di rinforzi, soprattutto nel settore esterno della difesa. Certamente, vabbè, starebbe a vedere. Intanto grazie Stefano. Grazie a voi e buona giornata. Grazie a Stefano Orsini, capo dei servizi sportivi del TG3. Dunque, caro Emiliano, io ti ho dato una fiducia massima e ho lanciato la notizia che tu hai dato, vale a dire Destro e della Roma. L'ho lanciata con certezza perché era quanto poi avevamo discusso ieri mattina con te, io affermavo che la giornata di ieri sarebbe stata quella definitiva, così è stato, ma raccontacelo tu come anteprima di quello che poi sarà la tua trasmissione con Nicolò, con Angelo Papi, con Paolo Piccinini a partire dalle 14. Allora, per noi della Città del Pallone non è una notizia, perché comunque eravamo a conoscenza del fatto che era praticamente tutto fatto tra la Roma, Mattia Destro, i suoi procuratori, il Siena e il Genoa già da oltre 48 ore, lo avevamo annunciato ieri che da 48 ore il giocatore era un giocatore della Roma. Per essere più sicuri, nel fine settimana ci siamo recati in loco, io ed Angelo Papi siamo andati ad Ascoli a San Benedetto a parlare proprio con persone vicine alla famiglia, con il papà di Mattia Destro, proprio per riuscire a capire il tutto. Ieri sera è uscita un'intervista rilasciata dal papà di Mattia Destro al sottoscritto su Gazzetta Giallorossa alle ore 20:30. E praticamente il papà di Mattia rimane molto molto vago, giustamente, dice di non sapere nulla, però la notizia è praticamente nell'ultima domanda, perché quando io gli chiedo se lui da ex giocatore consiglierebbe ad un ragazzo di andare a giocare in una squadra allenata da Zeman, la sua risposta è: i numeri parlano chiari, io consiglierei sempre ad un giocatore di andare a giocare con Zeman. Quindi ti fa capire che c'era anche l'appoggio familiare per mandarlo alla Roma. E poi è stato fugato anche un altro dubbio che stava diventando un qualcosa di antipatico: il fatto che Mattia Destro non aveva mai rifiutato la Roma, non aveva mai fatto una questione di soldi, e quindi accetto la Roma piuttosto che la Juventus o viceversa perché mi offrono di più o mi offrono di meno. Il problema era solo che il ragazzo si è sentito per un momento spaesato, catapultato in una dimensione che non è la sua, e il problema è stato creato nei quattro giorni di pre-ritiro a Coverciano. Perché praticamente durante il pre-ritiro c'era il blocco Juve, mentre per la Roma erano presenti solo De Rossi e Borini. Borini sappiamo non è un giocatore che si espone molto, anche se era molto amico di Mattia Destro, mentre gli altri giocatori della Juventus hanno fatto un pressing importante sul giocatore, lo hanno fatto sentire importante, quindi per un attimo ha vacillato, potendo scegliere tra Roma e Juventus. Però non c'entravano nulla i soldi, anche perché in un affare del genere il problema non possono essere 200.000 euro in più o 200.000 euro in meno. Praticamente fra 1.500.000 che gli riconosce la Roma e 1.700.000 che gli riconoscerebbe, avrebbe riconosciuto la Juventus. No? Sì, quindi non era quello il problema. Avevamo avuto modo poi anche nella giornata di lunedì di parlare privatamente con Vigorelli e Contratto, i due procuratori del giocatore, che ci avevano confermato praticamente che era tutto a posto, tutto fatto. Ci volevano 48 ore di tempo per quanto riguardava il limare gli ultimi dettagli e il mettere tutto il nero sul bianco. Questo è avvenuto e niente, abbiamo dato questa notizia noi da lunedì praticamente, e dando per certo le visite mediche domani e l'accordo in giornata. Quindi la Roma prende sicuramente il miglior giovane italiano, fa il miglior colpo del mercato italiano, visto che comunque tutti vengono in Italia a prendere
i migliori prodotti del nostro calcio portandolo all'estero. E adesso, ecco, se si dovesse riuscire anche a prendere un difensore centrale e un laterale sinistro, la Roma potrebbe anche pensare in grande, vista la mediocrità del campionato italiano. Beh, Zeman l'ha anche già detto, sì. Ha detto perché sì. No. Hai notizie in merito al trading relativo appunto ad un centrale, un esterno, centrale difensivo, ovvio? No, al momento per quanto riguarda il centrale difensivo non si muove nulla. Credo che, visto che la Roma dovrebbe acquistare il centrale che non sarà il titolare, ma sarà uno dei quattro, quindi o il terzo o addirittura il quarto, molto probabilmente si cercherà di prendere un giocatore di sicuro affidamento negli ultimi giorni di mercato, quando trovi giocatori anche in saldo. Adesso il problema diventa prendere un titolare a Dodò. Dodò sicuramente è un giocatore che potrà far bene, ma si deve ambientare, deve recuperare il tono muscolare alla gamba sinistra. Cioè prendere un titolare in attesa di Dodò, sì. Questo intendo. Il titolare a Dodò, sì, in quel senso. E in quel caso poi la Roma sarebbe completa, perché abbiamo visto anche in queste prime uscite che Taddei non dà garanzie come laterale basso di sinistra. È bravo a coprire la fascia, ha anche un buon cross, però non cura la fase difensiva. E quello diventa un problema importante. Per quanto riguarda a destra dovremmo stare a posto, perché comunque ieri sono state effettuate le visite mediche di Ivan Piris, sì. E la mattina al Gemelli, il pomeriggio al campus biomedico, in giornata dovrebbe uscire il comunicato. Roma che prende il giocatore in prestito oneroso, mm-hmm. pagandolo 1 milione di euro, mm-hmm. e a giugno lo riscatterà pagandone ulteriori 4, mm. contratto di 5 anni, quindi anche sulla fascia destra ci siamo messi a posto. Poi certo, se il Benfica dovesse effettivamente prendere José Angel, passami una battuta, i dirigenti del Benfica sono veramente dei tifosi della Roma, perché in 3 anni hanno preso prima Arthur e poi José Angel. Non male, un regalo, sì. Regalo. Vabbè, comunque non è che sono proprio encefalitici, probabilmente sono dei giocatori che nel loro campionato possono funzionare meglio che non nel nostro. Nella circostanza ti ricordo che Arthur ha fatto una finale con loro. Sì, sì. Ha fatto finale, un campionato, sì. Ha fatto nel Benfica un lavoro meraviglioso. Ciò potrebbe per esempio attendere anche a José Angel, laddove dovessero. Fra l'altro, ecco, mi ha ricordato che c'è da fare ancora molto trading in uscita. Sebbene siano state risolte le vicende di Simplicio, di Gago e di Ruan, nella serata di ieri anche Brighi si è praticamente accordato con il Torino. C'è da fare molto lavoro anche in quel senso, e credo che Sabatini comunque sia proprio alacre nel portare a termine questo progetto, che vede 24 giocatori nella ideale rosa di Zdeněk Zeman, che sono titolare e riserva in buona sostanza. Insomma, mi sembra che le buone notizie da casa Roma continuino ad arrivare, sempre con i piedi per terra, sempre con i polsi freddi, ma mi sembra che si siano poste le basi per un campionato che sicuramente si giocherà da protagonisti. Poi quello che accadrà naturalmente saremo a raccontarvelo. Va bene, allora io sono ai saluti e ai ringraziamenti che rivolgo a Flavio Grasselli, che ha curato la redazione, Mirko Bonocore ha curato la parte tecnica, Filiberto Marino ha curato la composizione della scaletta degli ospiti unitamente ad Eleonora Silvi, e naturalmente mi assiste anche in studio Emiliano Di Nardo. Lo ritroverete come tutti i giorni, ripeto, unitamente ad Angelo Papi e Nicolò Ballarin e a Paolo Piccinini alle 14 su 99.8 all'interno della Città nel Pallone. Credo che oggi soprattutto avrete la possibilità di ratificare anche l'ufficialità dell'acquisto di Destra. Sì, molto probabilmente in contemporanea con la nostra diretta dovrebbe essere ufficializzato l'acquisto. Credo di sì, unitamente poi alle visite mediche di domani, che saranno un evento giornalistico nella capitale importante. Sì, insomma, e tra l'altro, piccola particolarità, dovrebbero essere effettuate a Villa Stuart e non al Gemelli. E non al Gemelli, va bene. Noi per quanto ci riguarda ci risentiamo domani sui 99.8 di Radio Yes, la radio della città nella quale viviamo. Ciao.